Può essere il titolo di questa sera Bentornato Edoardo? Sì, il titolo lo fate voi, non lo faccio io. Sono contento per il gol, per la prestazione di squadra. All'inizio è stato un pochettino più difficile perché comunque il Pineto si era chiusa dietro. Poi una volta sbloccata la partita abbiamo avuto molte più occasioni e peccato non averla chiusa, ma contenti comunque per il risultato. Gol, un palo, una prova convincente, soprattutto un messaggio lanciato da Edoardo Vergani questa sera. Sì, mi sono fatto trovare pronto, ho lasciato da parte i problemi fisici, adesso sicuramente mi manca il ritmo partita avendo giocato poco, ma spero di acquisirlo comunque nel tempo. Diciamo che da oggi inizia la vera stagione di Edoardo Vergani? Sì, spero proprio di sì, dai. Sei pronto lunedì, nel senso recuperare questa partita con pochi giorni perché non hai giocato mai finora? Ti è possibile o magari Vergani lo vedremo dalla settimana successiva? Non lo so, adesso vedremo già da domani come risponderò, però penso proprio di sì, dai. Tu non hai peli sulla lingua, ti chiedo un'ultima cosa Edoardo, cosa è successo da quest'estate, poi settembre, ottobre, perché non abbiamo visto il vero Edoardo Vergani, giocatore a detta di molti di categoria superiore? No, come ha detto anche il mister Zeman, ho avuto subito problemi fisici in ritiro e anche appena dopo il ritiro comunque ho accusato un altro problema e ha fatto le sue scelte il mister e ovviamente non sto qui a chiedermi perché non ho giocato, il mio compito è comunque farmi trovare pronto e oggi l'ho fatto. Il mercato non lo guardi a gennaio, no? Pescare e basta. È ancora presto per il mercato. No, dai.